Ciao a tutti, a volte l'istinto non sbaglia affatto. Oggi voglio parlarvi di quella cosa che a volte mi succede e spero che succeda anche a voi, perché quando accade è veramente una cosa splendida, veramente appagante, molto più che leggere un libro di cui hai sentito tanto parlare e alla fine innamorartene. E sto parlando di quei momenti quando entri in libreria o vai, che so, un salone del libro o anche ordini online scovi dei titoli che, pur non sapendone nulla, non avendo letto nessuna recensione, sapendo a grandi linee la sinossi, ma proprio così, quasi averla letta di sfuggita, comunque non si sa perché, vai a finire che li compri, poi li leggi e scopri di aver fatto veramente il colpaccio. Libri magari ignoti che dici: caspita, ma che figata! E allora hai voglia di urlarlo a tutti, perché sono dei libri che magari passano anche inosservati, o magari può succedere anche con i bestseller, magari scovate a caso un bestseller, dite: ah sì, l'ho sentito in giro, ma non so manco di che parla, lo leggete, dite wow. Però a me quando succede, diciamo che mi esalto, ecco. E quindi oggi volevo parlarvi di 10 libri scoperti per caso di cui mi sono innamorato follemente, e alcuni dei quali rientrano tra i miei preferiti, tra l'altro. Cioè, sono proprio libri che io ho preso ad occhi chiusi, non sapendone nulla, e alla fine, ciaone. Allora, io partirei subito col caso più eclatante. È un libro che ho scovato nella biblioteca del mio ex paesino, sperduto nella Brianza. Stavo un po' guardando a caso gli scaffali e capito in questa strana copertina che recita semplicemente Andrea Consonni, Vrong. E la copertina, così inquietante, in bianco e nero, ma anche amatoriale, ha un po' il fascino delle fanzine, per dire, underground. Io ho detto: ma che è sta roba? No, basta, devo leggerlo. La casa editrice mai sentita nominare, lui, l'autore, non lo conoscevo. E niente, ho iniziato a leggerlo e, oh mio Dio, me ne sono innamorato, tanto che ho acquistato questa copia su IBS, perché era l'unico sito che lo vendeva, con un'attesa di 6 settimane, e infatti 6 settimane dopo mi era arrivato e poi è sparito dai radar, non c'è più, quindi io tipo ho l'ultima copia, mio Dio. Fatto sta che leggendolo ho scovato un romanzo nichilista, super arrabbiato e super oscuro, ma soprattutto affascinante, ambientato nei paesini della mia Brianza, no? Allora ho detto: no, sta a vedere che Andrea Consonni è un autore locale, o comunque è un autore che abita a fianco a casa mia. E poi, ironia della sorte, ho scoperto che ci sono miei amici che l'hanno conosciuto, ma lui è completamente irrintracciabile. Quindi, Andrea, se stai vedendo questo video, fatti fare complimenti, perché io ho adorato Vrong. Vrong è proprio un romanzo veramente crudo, oscuro, ricorda proprio il miglior Palahniuk, secondo me, ma ancora più arrabbiato e senza assolutamente quella patina di dark humor che a volte il Palahniuk c'è. È veramente un libro disperato, questo, e soprattutto scritto bene, come con una mitragliatrice proprio. Cioè, è l'autore che la generazione dei cannibali degli anni 90 stava aspettando, per dire. Però in pochi lo conoscono ed è un peccato. Io me ne sono completamente innamorato. Sarà anche che vedere ambientato nei dintorni di Lecco questo romanzo a me aveva colpito particolarmente, ma al di là di quello devo ammettere che è un'opera di qualità. E mi è successo sempre questa cosa, il colpo di fulmine a caso, con quest'altro romanzo, Oro Rapace di Yoo Mi-ri. Allora, Yoo Mi-ri è un'autrice coreana che però si è trasferita molto presto in Giappone e quindi ha iniziato a scrivere in lingua giapponese, parlando molto spesso del conflitto di razzismo che si crea tra giapponesi e coreani, due popoli che fino a non poco tempo fa, diciamo, non si sopportavano particolarmente. Infatti gli immigrati coreani in Giappone molto spesso subiscono episodi di razzismo, comunque vengono emarginati. Quindi Yoo Mi-ri, da coreana, ha voluto nei suoi romanzi raccontare molto spesso questa dimensione, oltre a dimensione di carattere sociali. Allora, io avevo letto un suo libro che si chiamava Scene di famiglia in biblioteca, anche quello, ma non mi era piaciuto per niente, per quanto l'idea fosse geniale.
Era una sorta di reality show strano, tipo di una famiglia che veniva costantemente monitorata, poi però l'avevo trovato un po' noioso, non mi diceva nulla, e poi a caso al libraccio l'ho ritrovata, Yumiri, con Oro Rapace. E io, nonostante non mi fosse piaciuto quell'altro libro, nonostante non avessi mai sentito nominare di questo, io l'ho preso subito. L'ho preso subito, l'ho letto. Non so che cavolo mi fosse venuto di prenderlo così sulla fiducia, ma raga, ma meno male, è stupendo! Io ho adorato Oro Rapace. Oro Rapace presenta un Giappone inedito, non è il Giappone zen, pulito, ordinato, che conosciamo tutti, è un Giappone rozzo, dei bassi fondi, cioè dove veramente regna anche il crimine e dove c'è soprattutto una smania di denaro costante. Cioè il ragazzino protagonista di questo libro è un ragazzino senza futuro, il cui unico scopo praticamente è raggranellare denaro. Ma la cosa bella è la potenza evocativa dell'autrice, soprattutto nel finale che mi è rimasto veramente, cioè mi ha accoltellato, è stupendo, penso che sia uno dei finali più belli di sempre, una banale gita allo zoo che diventa un Armageddon, cioè è una cosa assurda, stupendo, quindi leggetelo. Sempre in Giappone, allora diciamo che io ho conosciuto Ryu Murakami, autore di tantissimi libri, tra cui Tokyo Decadence, Blu quasi trasparente, cioè è un autore che io adoro alla follia e lo conoscevo principalmente per il film di Tokyo Decadence, non sapendo che avesse scritto libri. E mi ricordo che ero tipo preadolescente, avevo avuto 12, 11, 12 anni, ok? Però avevo già visto Tokyo Decadence furbescamente e ero andato, me lo ricordo ancora, ero andato in quella che oggi è una IBS, è un IBS nella città di Lecco, ok? All'epoca si chiamava Libreria Cavour e a caso vidi questo libro, Tokyo Soup di Ryu Murakami. Allora, a parte la copertina super trasgri e soprattutto un bollino di Mondadori che recita una discesa agli inferi del sesso nei meandri di Tokyo. Ok, raga, è vero, c'è la dimensione trasgri, ma non è un libro sui meandri sexy di Tokyo, no, è un thriller, è veramente un thriller. Parla effettivamente di un serial killer. C'è la dimensione erotica, c'è la dimensione malsana. Fatto sta che io rimasi incollato alle pagine. Io quando lo iniziai questo libro non riuscivo effettivamente a staccarmene, cioè l'avrò finito veramente in 2 ore, ma perché non riuscivo a staccarmene? Cioè, e da lì è partito il mio amore per Ryu Murakami, a cui poi sono passato a Tokyo Decadence e infine a Blu quasi trasparente e poi tutti gli altri. Blu quasi trasparente mi ha decisamente rapito forever, ma tutto è partito da questa copia di Tokyo Soup trovata a caso in libreria. Benissimo, vabbè, qua non mi soffermo, in biblioteca ho scoperto Tommaso Labranca. Quando ho visto un saggio sul trash, ho detto lo prendo, ma chi avrebbe mai immaginato che veramente sarebbe stato per me illuminante e avrebbe trasformato per me Tommaso Labranca in un'icona personale? Beh, io non me lo aspettavo, io quando ho iniziato a leggere mi aspettavo semplicemente un interessante saggio su ciò che mi appassiona, ovvero il trash, e invece tra i libri preferiti di sempre, quindi adoro, anche qua l'istinto ha colpito, così come ha colpito con quello che è tra i miei libri preferiti. Anche questo l'ho preso a caso in biblioteca, Super Vubinda di Aldo Nove, che lessi diversi anni fa. È bellissimo questo libro. Allora, fa parte, diciamo, di quei libri trasgri che andavano di moda in Italia negli anni 90, autori definiti giovani cannibali, benissimo. Fatto sta che questo libro è una pallottola dopo l'altra. È una raccolta di racconti che ironizza principalmente sull'ossessione per i media nella società italiana degli anni 90. Quindi sono brevi schegge di racconti, a volte più violenti, a volte grotteschi, altre volte invece semplicemente surreali, desolanti, sempre con questa verve anarchica comunque. E molto spesso sono, tra l'altro, troncati. Sono troncati con
come se fosse uno zapping, trasformando quindi un'esperienza letteraria in un'esperienza televisiva, effettivamente. È un libro che io amo alla follia, anche solo per l'ironia che lo attraversa. Cioè, io cito ancora una frase di questo libro che è tutti vorrebbero che la propria vita fosse un concerto delle Spice Girls, ma alla fine è tutto un concerto delle All Saints, no? Cioè, io adoro, non posso che adorare, vabbè. Poi Aldo Nove, autore che mi piace molto, soprattutto i primi libri in realtà. Altro libro acquistato a caso, non sapendo nulla, cioè proprio non ne sapevo niente, e che alla fine vi consiglio sempre, e vedo che piace un sacco anche a voi, io sono contento di questa cosa, quindi approfittatene ancora adesso che si trova a prezzi ridicoli, perché purtroppo la casa editrice in questione è fallita. E se non lo ristampa nessuno siamo fregati. La stanza di Jonas Carlson. Adesso ve lo tirano proprio dietro, al libraccio a 2 euro. Cioè proprio dei... cioè proprio nessuna cura verso quella che è una gemma di romanzo. Io ho preso a caso, come vedete il retro è bianco, però mi chiamava, io l'ho preso. È un libro assurdo, è un libro inquietantissimo tra l'altro. È scritto da quest'autore svedese e ambientato in quella che è la classica, il classico ufficio, la classica azienda scandinava, no? Con l'aggravante che il protagonista è un perfettino. Lui vuole lavorare al massimo per arrivare alla posizione di potere più alta in assoluto. Quindi lui si controlla proprio gli orari anche solo per andare in bagno, saltare la pausa pranzo, lavorare sempre di più per poter accedere il prima possibile a dei privilegi. Peccato che in realtà non è esattamente come sta raccontando. La cosa più bella di questo libro è che il narratore non è assolutamente un punto di vista affidabile. Quello che noi sappiamo è che lui trova una stanza in corridoio accanto alla macchinetta del caffè e lui ci entra e scopre che quello è il luogo in cui lui riesce a lavorare di più. Essere più concentrato, sentirsi più vivo, e questa attrazione verso la stanza è effettivamente un'attrazione che lui non riesce a controllare, lui che ha sempre controllato tutto. Il problema è che i suoi colleghi iniziano a sparlare di lui. Sparlano di lui perché in realtà non c'è nessuna stanza, pare. Sembra che lui stia accanto alla macchinetta del caffè a fissare il muro così, proprio in quei momenti in cui lui dice di essere in quella stanza. Quindi pare un mistero insondabile oppure pare un complotto. Complotto! In realtà è un delirio. Però è, vi giuro, è sorprendente questo libro. Voi lo leggete e dite... cioè, no, vabbè. E poi continua a ribaltare il punto di vista. No, è meraviglioso. Io quando lo lessi, e lo lessi veramente in un battibaleno, rimasi completamente scioccato. È splendido, splendido. Quindi ora che lo trovate a prezzi bassissimi, cioè approfittatene, perché secondo me se nessuno lo ristampa questo va fuori catalogo come niente. Altro libro scelto per caso che io ho adorato, questo Gomblotto di John Higgs. Allora, io conoscevo un paio di canzoni dei KLF, che è un gruppo che è centrale all'interno di questo saggio, ma non sapevo che avessero bruciato 1 milione di sterline, ok? Cosa che in questo libro viene dichiarata sin dalla copertina. Storia dei KLF, il gruppo che diede fuoco a 1 milione di sterline. Erano infatti un duo dance molto popolare nei fine anni 80 e inizio anni 90, e di cui è quasi impossibile, dico quasi perché in realtà si trovano online, impossibile acquistare dischi ora. Nei negozi fisici è impossibile, online si trovano, perché decisero di cancellarsi completamente. Dopo la popolarità spararono a salve sul pubblico agli MTV Awards, distrussero tutti i loro dischi ancora in commercio dopo averli comprati, ma non riuscirono a controllare le copie presenti fuori dai confini europei per questioni di diritti e di case di distributori diversi. E bruciarono tutti i loro risparmi. Quindi John Higgs decide di raccontare l'assurda storia di questo gruppo in quello che alla fine è uno splendido, affascinante calderone in cui si mischiano musica, politica, esoterismo, arte. È straordinario, è straordinario, e soprattutto è avvincente come un thriller. Quindi adoro. Altro libro che ho scelto a caso, in realtà in questo caso ci ha messo lo zampino un libraio che me l'ha consigliato proprio così caldamente, ma io di solito se non sono convinto, anche se uno mi dice un libro bellissimo, io non lo leggerò, ok? Invece questo libraio
che a Rovereto, esatto, era andato a Rovereto per fare un evento e delle ragazze, che tra l'altro saluto se mi stanno guardando perché erano anche i miei follower, mi hanno accompagnato in quella che è la libreria più grande di Rovereto, che ve lo dico anche, è l'Arcadia, così facciamo anche un po' di pubblicità perché era veramente una bellissima libreria. Io stavo girando un po' e c'erano questi librai meravigliosi e uno in particolare mi ha citato a caso questo libro, che è Lanterna in volo, ve l'ho consigliato molto spesso tra l'altro, e lui me l'ha consigliato, mi ha detto è uno dei libri più belli che abbia letto negli ultimi tempi, poi me l'ha messo in mano e io ho detto ok, lo compro. Cioè così, veramente. E alla fine, e di solito io sono comunque abbastanza abbastanza selettivo negli acquisti. Ma io dopo ho letto, lo compro, mi è convinto, lo prendo e alla fine l'ho adorato. Oltre a conoscere tra l'altro la D&D Editore, che questo è il primo titolo della casa editrice che lessi, scoprì che era un saggio interessantissimo. È un saggio, è un reportage della Cina come potenza economica, prima potenza economica al mondo, attraverso, però allo stesso tempo società contraddittoria, molto complessa, raccontata attraverso però le vite di alcuni millennial, millennial molto diversi tra loro, c'è la fashion blogger, c'è il punk, c'è il figlio di minatori, insomma il nerd, insomma tantissime vite diverse, stili di vita diversi, ma che tutte possono raccontare un paese così complesso. Io l'ho trovato veramente affascinante questo libro, infatti ve l'ho consigliato spesso, e se ve l'ho consigliato spesso è grazie al libraio dell'Arcadia che una volta mi disse questo libro è uno dei più belli che abbia letto, quindi grazie mille. E per finire ho due libri. Allora, il primo, La casa di cartone di Roberto Moliterni, questo mi è uscito tra i consigliati su Amazon, credo sì, e pum, l'ho preso, basta, perché diciamo che mi fido abbastanza di questa casa editrice che è la Quodlibet, e l'ho preso, preso da un raptus di follia, l'ho preso, alla fine è bellissimo, io ve l'ho anche raccontato, è l'amore raccontato in modo universale, con prima persona il noi, prima persona plurale, cioè il narratore è un noi generico nel quale possiamo riconoscerci tutti come coppia, a prescindere dalla sessualità, e Moliterni racconta l'idea dell'amore, comunque la vita dell'amore, il vivere l'amore attraverso la cosa più legata alla coppia in assoluto, ovvero il viaggio all'IKEA e soprattutto i mobili dell'IKEA, e quindi attraverso ogni singolo mobile che compone tutti gli appartamenti delle coppie praticamente, lui descrive l'ascesa e declino di un rapporto di coppia. In realtà è un libro universale anche nella possibile conclusione, nel senso che c'è anche un mezzo doppio finale, ma è veramente commovente. È stato bravissimo poi l'autore a descrivere tutto questo senza mai cadere in patetismi inutili, cioè ti puoi veramente riconoscere. Io questo non me l'aspettavo, pensavo di leggere un libro carino, interessante, invece veramente bello. L'ultimo invece è questo, Europeana di Patrick Urednik, che io ho presi ispirandomi alla copertina e alla frase sul retro che è: e nel 1986 fu creata una bambola con la divisa a righe dei campi di concentramento con un piccolo copricapo a righe sulla testa. Io ho detto che cos'è questo libro, devo averlo, e l'ho preso al Festival della Letteratura, al Salone del Libro più Libri più Liberi a Roma questo dicembre. L'ho preso, l'ho letto in una seduta, è straordinario. Cioè Patrick Urednik fa questa racconta l'assurdità dell'essere umano ridicolizzando, diciamo, il XX secolo, che è stato un secolo di grandi invenzioni, grande progresso, ma anche grandi tragedie. Pensiamo banalmente alla Seconda Guerra Mondiale, cioè ci sono stati veramente dei momenti in cui l'umanità venne a meno, però allo stesso tempo ci sono state anche invenzioni totalmente inutili e frivole.
E quindi nel bilanciare le due cose si crea un'associazione assurda molto spesso, no? E quindi Urednik decide di dire che gli esseri umani, il senso degli esseri umani a volte è l'assurdità, o comunque il senso della storia a volte genera il grottesco. Lui decide di raccontare il XX secolo con questo sguardo infantile, con uno stile molto paratattico e in un flusso di coscienza unico, mischiando proprio guerre o eventi politici, ad esempio la crisi del 27, gli attacchi terroristici, la guerra in Bosnia, con invece l'invenzione del reggiseno, l'invenzione del chewing gum, e crea questo stranissimo, anche inquietante a tratti, mashup che sembra effettivamente come chiedere al vostro fratellino di 5 anni che cosa è successo nel Novecento. E il risultato è veramente spiazzante, oltre al fatto che alla fine c'è anche un bellissimo discorso sulla fine della storia, che è splendido, ma che non vi voglio svelare. E detto ciò, questo libro scelto a caso, me ne sono innamorato, fine lì. E detto ciò, questi erano i 10 libri che scelti a caso mi hanno completamente fatto innamorare. Fatemi sapere se è successo anche a voi, sono curiosissimo. Quali libri avete comprato scatola chiusa non sapendone nulla e alla fine vi hanno travolti? Fatemelo sapere, e fatemi sapere anche se avete letto qualche libro tra quelli che vi ho detto, insomma. Io vi aspetto intanto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!